cari amici di Angoli, una buona serata come sempre a tutti voi, un buon inizio di settimana che qui ad Angoli vuole accendere un focus sull'estate ormai che si chiude, ma sulla stangata dei rincari che sicuramente ci ricordiamo tutti molto bene. C'è addirittura una top 10, tutti gli aspetti sono stati interessati da dei rincari, ma nel dettaglio ne parliamo con Mauro Antonelli, collegato con noi. Mauro, ben ritrovato e grazie. Grazie a voi. Mauro, quindi è stata un'estate calda davvero sotto il punto di vista meteorologico, ma non meno calda per il nostro portafogli, è così purtroppo? Allora, purtroppo è così, a rincarare sono soprattutto i servizi, diciamo così, legati alle vacanze, quindi voli, pacchetti turistici e così via, e poi purtroppo i prodotti alimentari, che sono una spesa obbligata per definizione, e quindi questa è la cosa che ci preoccupa maggiormente. Rispetto all'agosto del 2022, nell'agosto del 2023, quindi in un anno, lo zucchero è aumentato del 43,3%, quindi un enorme, diciamo, aumento. Al secondo posto c'è l'olio d'oliva, più 37,1%, e poi via via le patate, i pomodori, il riso, più 23,6% rispetto allo scorso anno. Sono le prime cinque voci, sono tutte legate all'alimentazione. La prima voce non legata all'alimentazione sono i voli nazionali, che aumentano del 22% rispetto alla scorsa estate. Per questo, per quanto riguarda i voli e soprattutto, diciamo, i rincari su base annua. Per quanto riguarda i rincari mensili, quindi in un solo mese, da luglio ad agosto, chi viaggiato in nave per andare in vacanza ha subito una stangata pazzesca, perché da luglio ad agosto i prezzi sono aumentati del 27,1%, quindi più di un quarto. I voli europei del 9,6%, i pacchetti vacanza del 7,6%, e poi sappiamo tutti, ahimè, la benzina. Il gasolio e la benzina sono aumentati, e quindi anche questo incide per chi ha viaggiato in auto o, ahimè, viaggia per lavoro. Quindi la benzina è aumentata in un solo mese del 4,3% rispetto a luglio, quindi, diciamo, nulla di buono da questo punto di vista. Ma ora, Mauro, la tendenza dei carburanti sembra sicuramente quella, insomma, almeno di una stabilizzazione o ancora di un aumento, perché poi tu ce l'hai insegnato, perché ce l'hai ricordato spesso, l'aumento ovviamente dei carburanti inevitabilmente poi arriva sul carrello della spesa, perché il trasporto degli alimenti comunque poi incide. Quindi che autunno dobbiamo aspettarci sotto questo punto di vista? Nulla di buono, perché dal 1 agosto, quando è scattato il famoso obbligo dell'esposizione dei prezzi medi dei carburanti presso il distributore, dei prezzi medi regionali per quanto riguarda i distributori sulle vie, diciamo, tradizionali, e poi il prezzo medio in autostrada per chi viaggia appunto in autostrada, i prezzi sono aumentati praticamente in modo costante. E poi verso dopo il Ferragosto, diciamo così, c'è stata la pessima notizia che alcuni paesi, tra i quali la Russia, ma anche paesi arabi, hanno ridotto ulteriormente la produzione di petrolio, e questo ovviamente inciderà su tutti quanti i prezzi dei carburanti. Infatti da allora l'aumento è stato ulteriore ed eccessivo. Questo ovviamente influisce su tutta la merce trasportata, ed ecco perché noi chiediamo al governo di intervenire non solo con un bonus per chi ha un basso ISE, ma bisogna tener conto che purtroppo i carburanti, siccome incidono sui famosi pomodori Pachino che arrivano dalla Sicilia tramite gomma e trasporto su gasolio, bisogna ridurre tutti i prezzi dei carburanti per tutti, ovviamente non con lo sconto fatto da Draghi, perché in questo momento non ci sono le risorse. All'epoca Draghi ridusse di 25 centesimi, ma insomma 5-10 centesimi bisogna diminuirli, perché altrimenti avremo un effetto sull'inflazione e quindi sul potere d'acquisto delle famiglie. E se le famiglie non acquistano, come dico sempre, i commercianti non vendono, e se i commercianti non vendono, le imprese non producono. Quindi per far ripartire in qualche modo l'economia bisogna partire da una ripresa del potere d'acquisto delle famiglie. Ma allora, detto questo, abbiamo proprio notizia di questi giorni sentito probabilmente l'ultimo rialzo dei tassi da parte della BCE. Questo significa che quindi l'inflazione, visto che la manovra era stata proposta proprio per cercare di arginarla,
forse più avanti raggiungerà dei risultati, oppure, come si era detto, è stato un aumento dei tassi che però ha in realtà bloccato un po' l'economia, perché poi intanto l'inflazione, vediamo, non è diminuita. Non si capisce bene a che punto stiamo. Allora, la BCE fa la sua parte, la sta facendo male perché l'ha fatto troppo velocemente. Prima ha negato che l'inflazione ci fosse, quindi è intervenuta in modo tardivo, poi l'ha fatto con troppa rapidità. Questo incide sulla crescita, perché già oggi l'ultimo dato Istat ci dice che il PIL nel secondo trimestre di quest'anno è diminuito dello 0,4. Ma è crollata talmente tanto la spesa per abitazioni che, se fosse rimasta costante, la caduta del PIL sarebbe stata della metà, cioè dello 0,2 invece che dello 0,4. Quindi gli effetti negativi della BCE si stanno già verificando sul fronte della crescita, però qualcosa sul fronte dell'inflazione hanno fatto, nel senso che l'inflazione sta calando, anche se molto poco, per cui siamo passati dall'inflazione annua del 7,6 a maggio, poi 6,4 a giugno, poi 5,9 a luglio, adesso l'ultimo dato, quello di agosto, è 5,4. Il problema è che sta calando molto lentamente. Perché? Perché purtroppo questa inflazione non dipende dall'eccesso di moneta, dalle politiche monetarie della BCE, che fanno qualcosa sull'inflazione, ma molto poco, perché il problema sono le cause dell'inflazione, sono caro luce, gas e caro benzina. Quindi è sul piano della politica fiscale che l'Europa e il governo devono fare, in modo tale che la BCE possa tornare a, vedendo abbassarsi in modo significativo l'inflazione, tornare ad abbassare i tassi di interesse per venire incontro a chi deve fare degli investimenti, a chi deve fare un prestito, a chi deve acquistare, certo, la casa. Però non possiamo perdercelo solo con la BCE. Tutto molto più chiaro. Naturalmente resteremo ancora in contatto con te per capire come andrà ad evolvere la situazione nel prossimo e vicinissimo ormai autunno. Grazie a Mauro Antonelli per essere stato nostro ospite. Buon lavoro. Grazie. Grazie, grazie a voi. C'è una mostra, ve ne parlo tra pochissimi secondi. Inaugura sabato 23 settembre alle 17 la nuova mostra di Davide Molteni al Museo della Seta di Como, intitolata Riarte, dettagli di colore. E Davide Molteni è collegato con noi. Davide, ben arrivato. Ciao, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Grazie a te. Allora, un bel appuntamento. Che cosa ci racconterai della tua arte all'interno di questa mostra che, tra le altre cose, 23 settembre e 22 dicembre? Quindi c'è un bel lasso di tempo. Dai, raccontacela un po', vai. Allora, questa mostra si chiama Riarte proprio perché, come la mia caratteristica, riutilizzo l'arte di qualcun altro, vado a prendere delle grandi opere del passato e le ho rivisitate, le ho guardate un po' a modo mio, ho cercato di estrapolare un po', passatemi la licenza poetica, il DNA delle grandi opere. È un'idea che voglio lasciare il colore libero di spaziare, come un po' dovremmo avere la libertà di spaziare tutti nella nostra vita. Infatti, come si dice, un tempo fa mi avevi detto che mi chiamavano artista. Io artista era molto importante ancora adesso e mi piace essere chiamato poliedrico creativo, nel senso che non mi piace un'etichetta di pittore, di scultore, mi piace un po' fare tutto, ecco. Infatti ti abbiamo sottopanciato come artista, quindi vedi che noi stiamo in linea, perfetto, sempre con quello che il nostro ospite vuole raccontare. Davide, tra le varie opere che potremo vedere ce n'è una intitolata Amore e Odio. Vuoi evidenziarla con una piccola presentazione? Vai. Sì, sono praticamente 5 pezzi, di cui un quadro e 4 sculture di donne che rappresentano un po' la donna, secondo me. Nella serie il primo quadro dice ti amo e l'altra metà del quadro dice ti odio, che prima ti amo da morire e poi quando finisce purtroppo la storia è ti odio da ucciderti, proprio contro la violenza e contro
cercherei di voler insegnare qualcosa a qualcuno dove le donne si trattano bene, ma si trattano bene soprattutto gli esseri umani tra di loro, ecco. È un momento importante questo per sottolineare questo aspetto, perché sappiamo bene quante donne dall'inizio dell'anno hanno perso la vita per femminicidi, e quindi fai bene a sottolineare appunto questo aspetto della questione, che le donne, ma gli esseri in generale, gli esseri umani in generale, vanno trattati molto bene. L'ultimo aspetto prima di andare in pubblicità, durante la mostra sarà possibile anche incontrarti, conversare con te, approfondire sulle tue opere? Sarai presente in alcuni momenti oltre che all'inaugurazione, sì, ovviamente? Certo, oltre all'inaugurazione io sarò presente tutti i sabati pomeriggio per fare quattro chiacchiere con chi vuole venire a trovarmi e vuole delle spiegazioni ulteriori per quanto riguarda l'arte, la mia arte, diciamo. E soprattutto credo che nella maggior parte dei sabati da qua a dicembre ci saranno delle performance mie o di amici artisti che verranno a interpretare un po' della loro arte nella mia mostra, ecco. Li invito volentieri. Ecco, allora, visto che ci inviti, Davide, in 10 secondi prima di salutarci, perché dobbiamo venire a visitare la tua mostra. Vai! Perché praticamente è un qualcosa di diverso, nel senso che è un'interpretazione diversa dall'arte classica. Poi si parte dall'arte classica per arrivare a un qualcosa, a un'idea, ecco. È un'idea di vita diversa da venire a vedere. Riarte, dettagli di colore, inaugurazione sabato 23 settembre alle 17 presso il Museo della Seta di Como. Davide Molteni è stato con noi. Ciao Davide, grazie, a presto. Ciao, grazie a tutti, grazie, vi aspetto. Grazie, una breve pausa e poi di nuovo insieme.